Buonasera, questi i principali titoli. Controllo dei NAS all'ospedale di Serra San Bruno. Il Consiglio dei Ministri proroga di 6 mesi lo scioglimento dei consigli comunali di Cassano allo Ionio, Isola Caporizzuta e Petronà. Lamezia, si reinsedono i commissari prefettizi. Vanda Ferro su Crotone dice: il governo nega lo stato di calamità, è un segnale devastante. Operazione Stige, a giudizio un maresciallo dei carabinieri forestali. A seguire un'ampia pagina di cronaca. A tra poco. Buonasera e benvenuti a questa edizione del telegiornale. Nel giardino di un'abitazione è stato ritrovato dai proprietari che stavano facendo dei lavori il corpo senza vita di un neonato sotterrato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Ciron Marina. I militari hanno avvisato il magistrato di turno per avviare le indagini sul caso. Non si è in grado al momento di stabilire da quanto tempo il neonato fosse stato sotterrato. Sono in corso tutte le indagini per fare luce sul tragico ritrovamento. Controllo dei NAS all'ospedale di Serra. Saranno segnalati dirigenti, funzionari e medici. I carabinieri del nucleo antisofisticazione di Catanzaro, unitamente ai militari della compagnia di Serra San Bruno, hanno proceduto ad un controllo straordinario di natura ispettiva del presidio ospedaliero San Bruno, ricompreso nell'azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia. Gli accertamenti effettuati, svolti dai vari reparti, hanno interessato l'intera struttura ospedaliera comprensiva di servizi, reparti di degenza, nonché impiantistica e sicurezza sui luoghi di lavoro. Le criticità strutturali riscontrate sono addebitabili sostanzialmente al vetusto immobile, nonché al ridimensionamento delle prestazioni fornite all'utente. In particolare sono state riscontrate varie carenze igienico-strutturali ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 8108. Di fatto è stata controllata la situazione generale degli ascensori presenti all'interno del locale nosocomio, con il risultato che solo uno, seppur obsoleto, è a disposizione sia dell'utenza che dei servizi. Sono state accertate alcune criticità in merito ai locali del pronto soccorso e alcune anomalie sulla gestione delle specialità medicinali e dei presidi medico-chirurgici all'interno dei vari reparti, tanto da indurre i militari dell'arma al sequestro degli stessi. In particolare sono stati posti sotto sequestro amministrativo 4.000 presidi medico-chirurgici e 300 specialità medicinali ad uso di stupefacenti, entrambi scaduti di validità. È stato anche accertato di contro che i reparti di lunga degenza presenti all'interno del presidio ospedaliero sono insufficienti in condizioni generali. All'esito quindi del controllo verranno segnalate alle competenti autorità alcuni dirigenti, funzionari e medici per le rispettive competenze. Inoltre saranno interessati i competenti uffici regionali e provinciali per i provvedimenti di competenza e non ultimo per l'adeguamento delle strutture e delle normative vigenti. Il Comune di Serra San Bruno, in quanto capofila del distretto sociosanitario numero 2, ha avviato le procedure concorsuali per titoli ed esami per l'assunzione a tempo determinato e parziale per 20 operatori sociosanitari, 5 assistenti sociali, 2 istruttori direttivi amministrativi contabili e un istruttore direttivo contabile. Ogni procedura richiede il possesso di specifiche caratteristiche. Consiglio dei Ministri. Proroga di 6 mesi dello scioglimento dei consigli comunali di Cassano allo Ionio, Isola Caporizzuto e Petronà. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Interno Matteo Salvini, ha deliberato la proroga per 6 mesi dello scioglimento dei consigli comunali di Cassano allo Ionio, Isola Caporizzuta e Petronà, già sciolti per accertati condizionamenti da parte della criminalità organizzata in considerazione della necessità di completare l'azione di ripristino dei principi di legalità all'interno delle amministrazioni comunali. Inoltre è stato deliberato lo scioglimento dei consigli comunali di San Cataldo e Mistretta, affidando nella gestione a una commissione straordinaria per un periodo di 18 mesi. Lo comunica una nota di Palazzo Chigi. Lamezia, si reinsediano i commissari prefettizi. Hanno già ufficialmente preso possesso dei loro uffici i commissari prefettizi, chiamati nuovamente a guidare il Comune in attesa dell'esito da parte del Consiglio di Stato sullo scioglimento. Se quanto chiesto dall'Avvocatura di Stato verrà confermato, Alecci, Fusaro e Colosimo resteranno in carica fino alla fine originale del loro mandato, con proroga che potranno richiedere entro il mese di maggio. Il commissario Fusaro è stato il primo della triade a rindossare la fascia tricolore dopo quanto accaduto. Ha infatti partecipato alla cerimonia di
dedicazione della nuova concattedrale San Benedetto. Presente invece in comune Francesco Alecci, lo stesso non ha presenziato all'incontro tenutosi nella sala consiliare sui piani locali dei lavori, ma avrebbe già iniziato il suo lavoro lasciato dopo la revoca da parte del TAR. Tante le problematiche che dovranno in questi giorni essere vagliate, in primis l'approvazione del bilancio previsionale in scadenza e la gestione degli uffici comunali. Vanda Ferro, a proposito di Crotone, dice: il governo nega lo stato di calamità, è un segnale devastante. È da apprezzare il valore dei gesti simbolici, come la convocazione di un Consiglio dei Ministri in Calabria, quando a questi fanno seguito i fatti concreti. Purtroppo il governo Conte sulla Calabria sembra limitarsi ad annunci ad effetto ed inconcludenti passerelle, per poi essere assolutamente inconcludente rispetto ai problemi reali del territorio, come dimostra l'assurda decisione di non dare sostegno economico alle aziende crotonesi, danneggiate dai tornado dello scorso mese di novembre. E quanto afferma il deputato di Fratelli d'Italia Vanda Ferro, commentando le notizie di stampa secondo cui il ministro retto dal leader grillini Luigi Di Maio avrebbe comunicato alla prefettura di Crotone che non sarà concesso lo stato di calamità alle imprese crotonesi, colpevoli a quanto pare di aver ripristinato troppo rapidamente a proprie spese i danni causati dal tornado. La colpa di questi imprenditori, secondo il governo, è stata, sostiene Ferro, quella di rimettere in piedi le proprie attività senza aspettare il sopralluogo dei tecnici della protezione civile, arrivato a ben 3 mesi dall'evento calamitoso, i cui effetti disastrosi sono stati documentati da tutti gli organi di informazione nazionale. Non concedendo lo stato di emergenza, il governo impedisce alle aziende di accedere ad alcuna forma di supporto, aggiungendo al danno la beffa e soprattutto lanciando un segnale culturale devastante agli imprenditori, cioè che è più conveniente piangersi addosso e attendere l'assistenza dello Stato che rimboccarsi le maniche per risollevare dalla difficoltà le proprie attività economiche, salvaguardando i posti di lavoro. Condivido la richiesta di Confindustria Crotone di sostenere gli sforzi delle imprese attraverso una sospensione temporanea degli adempimenti fiscali e contributivi e sulla vicenda, conclude Ferro, rivolgerò un'interrogazione al Presidente del Consiglio Conte e al Vicepresidente Di Maio, auspicando che la riunione del Consiglio dei Ministri in Calabria non si risolva in una sterile scampagnata. Fondazione Field, Regione Calabria ammessa come parte civile. È stata accolta la richiesta della Regione Calabria di costituirsi parte civile nel processo riguardante gli ammanchi addebitati agli ex amministratori della Field, ente in-house regionale. Ad accogliere la richiesta della Regione, rappresentata dall'avvocato Antonio Lomonaco, è stato il GUP di Catanzaro, Tiziana Macri, all'inizio dell'udienza preliminare. Tra le persone per le quali è stato chiesto il rinvio a giudizio ci sono l'ex presidente dell'ente Domenico Barile, di 62 anni, e l'ex direttore amministrativo Luciano Marrello, di 52, insieme ad altri dirigenti, tra cui Onofrio Maragò, di 51 anni, attuale sindaco di Sant'Onofrio. La Procura della Repubblica di Catanzaro, nella richiesta di rinvio a giudizio, ha contestato alle persone coinvolte di essersi appropriati di fondi dell'ente per un totale di quasi 600.000 euro. Dall'inchiesta è emerso inoltre l'utilizzo di fondi Field per finalità non istituzionali come viaggi, conti di ristoranti e soggiorni in alberghi. 'Ndrangheta in Svizzera, 9 condanne nel processo Helvetia. 9 condanne e una assoluzione è la sentenza emessa dal Tribunale Collegiale di Locri all'esito del processo scaturito dall'operazione antimafia denominata Helvetia, condotta dai carabinieri e dalla DDA di Reggio, da cui è emersa la presenza in Svizzera da circa 40 anni di un'articolazione dell''Ndrangheta direttamente collegata alle cosche di Fabrizia nel Vibonese. La pena più alta è stata comminata a Rocco Antonio Cirillo e Brunello Nesci, condannati a 13 anni ciascuno. Altre condanne riguardano Angelo Rullo e Cosimo Laporta, Giovanni Manno, Giovanni De Masi, Sandro Jacopetta, Francesco Lombardo e Giulio Nesci. I 9 imputati sono stati inoltre condannati a risarcire le parti civili con 50.000 euro per ciascun ente, assolto per non aver commesso il fatto invece Cosimo Greco. A Locri denunciate in stato di libertà 67 persone. I militari della compagnia di Locri hanno denunciato in stato di libertà 67 persone responsabili a vario titolo di concorso in falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico, truffa aggravata e continuata e indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. I carabinieri hanno passato al setaccio le attività degli ultimi 3 anni di 3 aziende agricole, cui facevano capo complessivamente 64 dipendenti. Dal confronto fra documenti e dichiarazioni rilasciate dai presunti lavoratori sono emersi
emerse numerose incongruenze che evidenziano come tutti i rapporti di lavoro siano stati denunciati al solo fine di far percepire ai soggetti interessati indebite prestazioni assistenziali e o previdenziali erogate dall'INPS, oltre che per ottenere finanziamenti europei con un danno erariale di oltre 500.000 euro. Questo, infatti, lo scenario ricostruito dai carabinieri dopo oltre un anno di indagini dirette dalla Procura della Repubblica di Rocri. Agricoltori che non conoscono l'ubicazione e la conformazione di terreni su cui avrebbero lavorato per anni, lavoratori che attestano l'impiego di terreni privi di colture, operai alle dipendenze di datori di lavoro e con colleghi di cui non ricordano i nomi, assenza di documentazione sulle attività imprenditoriali delle aziende, terreni incolti che sulla carta risultano floridi, vigneti e uliveti. Fra gli iscritti nel registro degli indagati anche diversi pregiudicati, alcuni dei quali ritenuti soggetti di spicco di alcune importanti 'ndrine che operano nella Locride, specificamente a Platì. Gli inquirenti non escludono ulteriori sviluppi investigativi finalizzati a verificare il grado di condizionamento esercitato dalla criminalità organizzata, l'odierna attività e la naturale prosecuzione di quella già definita tra il 2017 e il 2018, che ha portato alle denunce di oltre 1.700 persone e all'accertamento di oltre 12.000 euro di somme indebite percepite in attività congiunta fra carabinieri e guardie di finanza di Locri. Operazione Stige, a giudizio un maresciallo dei carabinieri forestali. Il GUP distrettuale di Catanzaro, Pietro Carè, ha rinviato a giudizio il maresciallo dei carabinieri forestale Carmine Greco, ex comandante della stazione di Cava Melis, frazione di Longobucco, Cosenza. Il sottufficiale è coinvolto in un'inchiesta a stralcio scaturita dall'operazione della DDA di Catanzaro Stige contro la cosca Farao Marincola di Cirò. Greco è accusato di associazione mafiosa e di rivelazione di segreto istruttorio, omissione di atto d'ufficio e favoreggiamento, reati questi ultimi aggravati dal metodo mafioso, perché il sottufficiale avrebbe favorito un cartello di imprese dedite al taglio boschivo e legate, secondo l'accusa, alla cosca del Crotonese. Il GUP non ha accolto l'eccezione sollevata dai difensori dell'imputato, gli avvocati Franco Sommarco e Antonio Quintieri, di incompetenza territoriale e funzionale con conseguente trasmissione degli atti del procedimento a Salerno, dove il maresciallo Greco è indagato in un'altra inchiesta insieme ad altre persone, tra cui magistrati e pubblici ufficiali, per abuso d'ufficio e falso. I legali di Greco avevano sostenuto che i fatti contestati dalle due procure sarebbero sovrapponibili e che anche la seconda inchiesta a carico del sottufficiale fosse di competenza della procura di Salerno. Secondo il sostituto procuratore della DDA di Catanzaro, Paolo Sierlo, le due vicende invece non sono speculari e la seconda deve restare in Calabria, tesi che è stata accolta dal GUP. La prima udienza del processo a carico del maresciallo Greco è stata fissata per il 20 maggio davanti il Tribunale di Crotone. Ed ora ci fermiamo per una breve pausa, a tra poco. Bentornati in studio, continuiamo con le notizie. Resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza, arrestato un 32enne a Catanzaro Lido. Lunedì 25 marzo una pattuglia della squadra volante ha arrestato per resistenza a pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni, guida in stato di ebbrezza e danneggiamento un 32enne. L'uomo, che gli agenti avevano notato all'interno di un furgone rosso, alla vista della volante della polizia ha accelerato con lo scopo di eludere un eventuale controllo. Gli agenti, insospettiti, hanno fermato il furgone a bordo del quale viaggiavano tre cittadini. Solo l'autista, successivamente identificato in Daniele Cosimo Bevilacqua, si è rifiutato di fornire le proprie generalità. I tre uomini, privi dei documenti di riconoscimento, sono stati poi condotti presso gli uffici del Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica per essere sottoposti ad ulteriori controlli. L'uomo è stato arrestato e trattenuto su disposizione del PM di turno presso la Camera di Sicurezza presente all'interno del commissariato di Catanzaro Lido, in attesa del rito per direttissima. Aggredisce i carabinieri dopo un inseguimento fra Mileto e Filandari, arrestato. I carabinieri della compagnia di Vibo Valentia sono stati coinvolti in un inseguimento causato dal tentativo di sottrarsi al controllo, maldestramente posto in essere da un giovane di Mileto incensurato. Quest'ultimo, identificato in Antonino Mazzeo di 32 anni, dopo non essersi fermato all'alto della pattuglia, si dava alla fuga in direzione di Filandari, dove ha forzato due posti di blocco predisposti dalle pattuglie posizionatesi per arrestarne la corsa. Durante l'inseguimento, il fuggitivo, uscendo di strada, ha abbandonato il veicolo, correndo in direzione delle campagne limitrofe. Raggiunto dal personale della radio mobile, aggrediva e minacciava i due militari con calci e pugni, costringendoli alle cure ospedaliere.
Trasportato in sede, dopo essersi rifiutato di fornire le proprie generalità poi individuate con il fotosegnalamento, l'arrestato ha tentato di depistare in modo singolare il narcotest, infatti cercando di non essere osservato dai carabinieri, mentre era nel bagno della caserma ha tentato di sostituire la propria urina con acqua del rubinetto. Il giovane, beccato in flagranza, è stato costretto a ripetere il test, che è risultato positivo alle sostanze stupefacenti. Un detenuto aggredisce gli agenti penitenziari a Cosenza. Un detenuto nordafricano, ristretto nel circuito di media sicurezza del carcere di Cosenza, ha aggredito il personale della polizia penitenziaria intervenuto per dividere alcune persone venute alle mani. A darne notizia sono il segretario generale aggiunto del SAP Giovanni Battista Durante e il segretario nazionale Damiano Bellucci. L'episodio, avvenuto durante la fruizione della socialità, ha impegnato gli agenti di polizia penitenziaria. Quattro di loro hanno riportato contusioni per le quali hanno dovuto fare ricorso alle cure dei sanitari. Alla data del 28 febbraio scorso, afferma Durante, nel carcere cosentino c'erano 256 detenuti, di cui 63 stranieri rispetto ad una capienza di 218 posti. Proprio nei giorni scorsi abbiamo interessato il DAP sulla carenza di personale che determina notevoli difficoltà nell'organizzazione dei servizi e nella gestione della struttura, atteso che le unità mancanti rispetto all'organico previsto, che è di 169, sono oltre 30. Contrasto al consumo di stupefacenti nelle scuole con il cane Hakim, sequestrata hashish e segnalati assuntori a Botricello. Specifici servizi antidroga nel territorio di competenza, unitamente all'unità cinofila dello squadrone liportato cacciatori Calabria di Vibo Valentia da parte dei carabinieri della stazione di Botricello. Le attività hanno riguardato anche l'istituto professionale di Stato per servizi commerciali ed alberghieri, con ispezioni nelle aule e negli spazi comuni. All'esito del servizio, il cane Hakim ha fiutato la presenza di più dosi di hashish pronte per lo spaccio, ovvero per il consumo, nel piazzale antistante l'istituto, consumo che è con i ragazzi a conseguenze giuridiche ad importanti rischi per la salute propria e altrui, anche in riferimento alle condotte di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. La sostanza rinvenuta è stata sottoposta a sequestro e dall'esito del servizio sono stati segnalati alla prefettura di Catanzaro quattro soggetti quali assuntori di sostanze stupefacenti. Il monitoraggio del fenomeno continuerà negli istituti scolastici della giurisdizione della Compagnia di Sellia Marina. È stata costituita una terna alla guida della Lega Calabria per Salvini Premier. Ha fatto il suo esordio la Lega Calabria per Salvini Premier, il soggetto politico che rappresenterà sul piano territoriale il partito guidato dal ministro dell'Interno Matteo Salvini. Nella sede regionale di Lamezia Terme si è infatti tenuta la prima riunione della Lega Calabria, riunione presieduta da una terna che gestirà l'avvio delle attività del soggetto politico in Calabria fino allo svolgimento del congresso. La terna è costituita dal parlamentare lombardo Cristian Invernizzi, dal parlamentare calabrese Domenico Furgioni e da un terzo dirigente il cui nominativo sarà ufficializzato nei prossimi giorni. Si è trattato, ha detto Furgioele, di un primo punto ricognitivo al quale seguirà l'ufficializzazione del Partito Nazionale della Lega Calabria per Salvini Premier. Si parte con una ristrutturazione del partito finalizzata ad una ramificazione sul territorio, fino ai congressi, una riunione anche di carattere logistico che, come ovvio, ha determinato la decadenza degli organi commissariali costituiti a livello provinciale, che vanno ringraziati per il grande lavoro fatto finora e per il contributo che continueranno a dare anche in futuro. Ora, ha rilevato ancora il deputato della Lega, puntiamo al rafforzamento del soggetto politico in corrispondenza con la prossima campagna elettorale delle europee. Con la prima riunione, infine, secondo Furgioele, si è aperta una nuova fase che, va precisato, non avviene solo in Calabria, perché sta avvenendo anche nelle altre regioni del Meridione, che ora si apprestano a raccordarsi con il Partito Nazionale. Abbiamo fatto un altro passo avanti in un percorso che sta già segnando un momento storico anche per la Calabria, un momento storico al quale, ha concluso il deputato salviniano, sono orgoglioso di partecipare quale padre fondatore della Lega Calabria. Raduno di auto d'epoca a Santa Caterina. Il comune di Santa Caterina dello Ionio è stato teatro del raduno di auto d'epoca organizzato dal Catanzaro Course Club Due Mari. La manifestazione, patrocinata dall'amministrazione comunale, ha visto protagoniste le macchine che hanno caratterizzato il secolo scorso, rievocando in tutti i presenti ricordi di gioventù indelebili. All'appuntamento nel centro storico hanno sfilato, nell'entusiasmo generale, circa 50 vetture immatricolate a partire dagli anni 30, precedute da una decina di motocicli. Nel suo intervento, il presidente
presidente del club organizzatore, Raffaele Diorfida, ha consegnato una targa all'amministrazione comunale in segno di riconoscenza per l'impegno profuso per l'iniziativa. Subito dopo, la parola al sindaco Francesco Severino, che si è detto onorato di ospitare questo evento, perché la storia di Santa Caterina è legata ai motori attraverso la figura del marchese di Francia e dei suoi collaboratori. Nel suo saluto, il primo cittadino ha aggiunto: le auto storiche sono dei veri e propri libri ambulanti, esse sono testimoni del passato e raccontano i modi di vivere e di essere del nostro popolo. Voce è stata data anche a Federica Carnovale, assessora al turismo e spettacolo, a Maria Criniti, commissaria di governo con delega ai servizi sociali e rapporti con le istituzioni scolastiche, e a Cesare Comito, membro del club, i quali si sono soffermati sull'importanza dell'iniziativa, volta a fare un tuffo nell'epoca precedente e a rivivere momenti e sensazioni che hanno accomunato intere generazioni nel passato. Ogni auto, infatti, con la sua storia ha restituito ai presenti emozioni forti. Prima del rinfresco, a cura dell'amministrazione, i presenti hanno avuto modo di apprezzare le bellezze storico-artistico-culturali del centro capoluogo, con una passeggiata interessante capitanata da Maria Teresa Capano, giovane laureata, e Tommaso Conidi in veste di guide turistiche. Una vera opportunità per far conoscere le radici di Santa Caterina dello Ionio a un vasto gruppo rappresentativo dell'intero territorio regionale. Siamo certi che iniziative del genere possano contribuire fattivamente a ridare linfa al nostro meraviglioso borgo. La NACA di Davoli a Matera, il servizio di Lorena Pallotta. Vi parliamo anche oggi della mostra La NACA di Davoli a Matera, presente presso il centro espositivo Casa Cava fino al 31 marzo prossimo. La serata inaugurale si è aperta con la visita guidata a cura della critica d'arte Lara Caccia, che ha sapientemente interpretato e descritto le fotografie esposte e le opere presenti, riuscendo a trasmettere a chi ha avuto il piacere di ascoltarla la giusta chiave di lettura per godere e comprendere tutta la mostra. Tele Ionio l'ha intervistata per voi. Allora, l'importanza è proprio riconoscersi in questo concetto di comunità, dove appunto l'arte, in questo caso sia la fotografia sia le installazioni e sia tutta la ricostruzione sia emotiva sia delle immagini di questa manifestazione, che è appunto la processione della NACA, ha unito una popolazione e una comunità, proprio a partire dai più piccoli che si impegnano alla preparazione dei lumini ai più grandi. Ha partecipato all'emozionante serata inaugurale anche Don Nicola Coppoletta, giunto nella città capitale europea della cultura 2019 per sostenere l'iniziativa e per rappresentare Sua Eccellenza Monsignor Bertolone, vescovo della diocesi Catanzaro-Squillace. Invitato sul palco, ha parlato di come si può esportare la NACA di Davoli, forse la più suggestiva d'Italia, per farla conoscere oltre i confini regionali, senza però spogliarla della sua spiritualità. Ascoltiamolo. Quando si fa un fine che è bello, è buono, è giusto, è santo, quando una persona lo fa per il bene di tutti, come l'ha fatto il Davoli Village, che ha voluto onorare una comunità, avendo avuto dietro un'idea, un pensiero, un progetto, una riflessione, automaticamente il bello che vediamo in ognuno di noi attrae l'altro e lo fa seguire. È quello che hanno fatto gli apostoli quando hanno annunciato il Vangelo. Loro hanno annunciato la bellezza di Dio e piano piano si è creata quella comunità che oggi purtroppo si sta perdendo, si sta disgregando, perché ognuno pensa solo a se stesso, ma non pensa al bene comune. E allora quello che noi abbiamo visto stasera è veramente una testimonianza di fede, una testimonianza di cultura, una testimonianza di comunione. Io mi auguro sempre che il Davoli Village e la comunità di Davoli possano sempre fare del bene per la nostra comunità, perché così possiamo crescere e soprattutto possiamo aumentare la nostra fede in Gesù Cristo. Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e buona serata.